dito bucato, dito fortunato. Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi mega tour del Magnolini in modalità sopravvivenza. C'ho lo zaino pieno di attrezzature fotografiche da testare e il tour è in preparazione del prossimo, che sarà ancora più lungo. Sono previsti circa 1700 metri di dislivello, con una cinquantina di chilometri di percorrenza. Come potete vedere, la bicicletta è configurata da mega tour con extender e ammortizzatore a molla, attrezzatura drone più attrezzatura fotografica, batterie, power bank più 1,5 litri d'acqua, quindi lo zaino è pesante. Eccoci arrivati al rifugio Magnolini, prima tappa. Ora mi aspetta una salita verso il picco e da lì poi scenderò verso il lago di Iseo. Eccomi in cima a un monte di cui non conosco il nome. Monte alto, grazie. Eccola, ha preso lana sullo sfondo, stupenda, eh. Bici spenta, dovrebbe essere una lunga discesa. Bene, stiamo facendo questa discesa che non è niente di particolare, vedete, è una strada pastorale, un po' cementata, un po' a sassi, che ci porta non so dove, vedremo poi dove andremo a sbucare. Bene, ci troviamo sopra la chiesetta di San Vigilio. Purtroppo stanno facendo la messa, per cui non voglio rompere le balle col drone. Poi dovrò andare in quel paesino, allora ve lo faccio vedere, quel paesino che è proprio là in fondo. Guardate, tutta la vallata qui in fondo, il lago di Iseo, veramente stupendo. Si comincia la risalita, la lunga risalita verso il passo della Presolana, da questa strada silvo agropastorale che passa in zone veramente stupende, per ora ben pedalabile. Vedremo come procede. Adesso non si vede, ma qui c'è una pendenza devastante. Bisogna mettere in turbo, sedersi sulla punta della bici e spingere, sennò la bici si ribalta e comunque non salite. È veramente al limite. Continua a risalire al limite della pedabilità e ormai sono cotto. Al limite della pedalabilità, fa fatica a piedi qua. Cazzerola. Siamo sotto il Pora. È stata dura, eh. Ci prepariamo a fare la discesa dei carbonari, che dicono che sia più tecnica, ma in realtà non mi sembra tanto difficile. Per ora. Ma è finito di spingere qua, eh. Ui, no, dov'è? Ah no, era bello passare da sopra. Bisogna conoscerlo. C'è anche qualche rilancio. Hop. Prosegue lungo il sentiero dei carbonai. Mi danno 1,5 ore al passo della Presolana. Spettacolo. Con tutti sti sassi tondi, sgommosi. Siamo in traccia, sì. Wow. Salve. Spettacolo, eh. Mamma mia. Era da fare. Veramente molto, ma molto più lucidi. Volliamo a molla. Senza extender. Qui si vola. Comunque il sentiero veramente 7 più 8, eh. A fare magari non bagnatissimo, ma wow. Da che parte? Sinistra. Wow, sentiero dei carbonai. Tornantino.
Oh, da lei! Iuppe! Mamma mia, che spettacolo! Tornante? Sì! Di qua! Guardate che passaggi! Cioè, sia facili che difficili sulle rocce, traiettorie da selezionare, poi morbido, sale a 8 questo sentiero, se non oltre, perché è la merda. Guardate che roba! Eccoci all'arrivo! Mega galattico! Oh yeah!